Evangelisti, altro errore, 17-14, il tiro sopra, del numero 14, Rizzitello. Hai visto, hai parlato tu, tre sopra, 17-16, va bene, fai sempre danno, va bene, allora 17-16, vai, Santa Rossa vai, per Canelo, sempre 4 zone, 1 uomo, lo scarico per Tessitore, l'arresto, ancora lo scarico, 8 secondi, bisogna andare al tiro, 6 secondi, 4 secondi, 5 secondi, mi sono confuso con i secondi, 2 secondi, il tiro! Il capitano Gennariello! Questo è uno di quei canestri che spezza un po' le gambine, non so se sei d'accordo. Molto, anche perché Sansevero aveva veramente difeso bene. Chiarello, il realizzatore di Sansevero, che riapre il gioco per Fossati, da tre punti Fossati, fa un bel canestro. E da tre punti Fossati. Come no, 20-19, adesso improvvisamente gli attacchi sono diventati prolifici al di là dei meriti delle difese. Vai Danilo. Ancora Tessitore in possesso di palla, l'uno contro uno, la penetrazione, lo scarico per Canelo. Bisogna ancora Canelo. La zona del post. Soloperto, si gira. Soloperto, sesto punto personale. Grandissime partite di Mattia Soloperto fino ad ora. Grandissime partite, ho detto, plurale. 22-19, sì. Bravo. 22-19. 8 minuti al termine prima di andare a prendere un take-out. Guarda, il parziale di questi primi 2 minuti è 7-5 ed era 15-14 dopo 10. Si sono svegliati gli attacchi, ma adesso non svegliate tu. Forza a saltare, forza ragazzi, e taglia fuori. Chiediamo scusa sempre a chi ci segue da Sansevero. Devo raccontare una storia di Sansevero. Ti dico un po' le percentuali del primo quarto. Sansevero ha tirato col 50% da 2 e Trapani invece solo con il 22%. E adesso canestro piazzato di Sueo. 2 punti per lui. Già 6 uomini a tabellino per Sansevero. Mica male. Evangelisti, il passaggio in apertura per Tex è corto questo tiro. Vai Santarossa! Santarossa, gioco da tre punti. Fabio, devo dirti che mi piace l'atteggiamento. Primo fallo sì, per il numero 6. Un atteggiamento combattivo, sicuramente diverso per esempio da quello che abbiamo visto nell'ultima gara interna nei primi tre quarti contro Rubo. Perché non ti prendi un po' di sciroppo, Danilo? Perché non mi dai una Mentos? Io ti posso dare un Apollo. Un Apollo, sì, va bene. Sempre con la S. Sì, in attacco l'ho comprato in Spagna. La formazione ospite con il numero 6, Fossati. La palla va dentro. Ancora lo scarico. Chiarello ancora dentro, la palla al numero 14, Rizzitello, che realizza il suo sesto punto personale. Sai che io vedrei gradevolmente una bella zonetta, una zonaccia di trama in questo momento. Tieni da Polo, va. Tex. Sempre questa difesa 4-0. Come sei Pidocchiosello, me ne ha dato una sola. Sono solo aperto il tiro, il rimbalzo di Santa Rossa, il tiro di Tessitore, che sbaglia sul primo ferro, 25-23. 25-23, ritorno in attacco Sansevero. Forza ragazzi, dai con la difesa. Lo sai che mi piace come gioca Sansevero. Come si suol dire, fanno di necessità virtù. Di Chiarello ancora una volta, che porta a quota 10 il primo giocatore della serata ad andare in doppia cifra, 10 punti per lui, e ciò che più conta è che riporta a meno 2 suoi 25, anzi no, in parità credo, 25 pari dovrebbe essere, se i miei conti sono giusti, esatto, 25 pari, del resto siamo vicini a Natale. Perché non ridi? Ho fatto una battuta. Stavo guardando, scusami, non ti ascoltavo. Ripeti la battuta. Siamo 25 pari, del resto siamo vicini a Natale. Numero 7 Evangelisti, entrato Candela. Io mi alzo e me ne vado. È entrato Candela, è uscito, adesso vi dico chi, Evangelisti. Vediamo, fanno 4-0 nuovo sul Tessitore. Bene. Vediamo un po'.
Santa Rossa sul primo ferro. Palo di Candela, grandissimo Simone Candela. Sei punti per lui. Lui è il mio Simone Candela preferito. Strepitoso, se pensiamo che ha giocato finora appena 6 minuti e 6 punti. Quindi se giocava 40 minuti, poi c'era 40 punti, certo. Hai visto che ci siamo messi? No. Siamo sempre a volo, e Giancarlos a correre, Giancarlos che contropiede. Ma quello che conta è che il Tessitore fa l'ottavo punto e regala il più 4 a Trapani, 29 a 25. Fallo di Isolo Berto, sempre. Vediamo che fallo è di Isolo Berto. Secondo di Isolo Berto. Entra Corrado, esce Isolo Berto, entra Corrado. Proprio al posto del pivot di origine ferrarese. Entra il pivot di origine argentina. Bravo. Si è preso la polo. Gioia del cuore mio. Non tossire più di 5 secondi infrazione. Le polo funzionano, me ne mangio un'altra. Vai. Ogni punto, ogni palla recuperata è una polo che io ingerisco. Canelo in palleggio. Fabio, siamo più 4. 4 palle in mano. Sempre sta difesa mista, che però adesso attacchiamo in maniera più sciolta. Ecco, appena ho parlato abbiamo perso palla. Riparte in attacco la squadra pugliese con Fossati. Il palleggio prolungato del numero 6, maglia blu. La penetrazione, lo scarico, buon gioco del playmaker di San Severo. Che scarica un assist per la conclusione da 3 punti di Squeo. Quinto punto per Squeo e punteggio di 29 a 28 per Trapani. Santa Rossa. Io voglio la bomba di Walter Santa Rossa. Canelo scarica, Corrallo sbaglia da sotto, forse subisce fallo o forse lo commette. Secondo me subisce. Subisce. Fallo del numero 10 Squeo. Allora. Fallo. Entra Rugolo. Esce Rizzitiello. Caro Corral. Caro Nahuel. Adesso devo ripetere. Vai, primo punto per Corral. Bravo. Caro Corral. Funziona. Statistiche normalmente di Corral non sono grandi. 31 per chi difende, 28 per chi attacca. Fossati in palleggio. San Severo contro la difesa individuale di Trapani. Ancora Fossati, il gioco di blocchi che tende a sentire Chiarello, il passaggio in apertura sul lato opposto per Rugolo che si alza, scarico, molta fatica in questa occasione per San Severo che però riconquista palla ancora con Chiarello, un po' di fortuna e un po' di disattenzione per Trapani. L'attacco San Severo ancora, Chiarello, pallone complesso da gestire per Benedusi. Adesso Fossati, il tiro in corsa addirittura alla Davide Virgilio, se vi ricorderete un paio li ha fatti così Giancarlo Scanelo. Candela, Santa Rossa, Candela. Proviamo ad attaccare sta difesa, attacchiamo così, bravo Giancarlo, vai, non ha importanza, questo è il sistema per attaccarla, poi bisogna fare canestro. Bravo, bravo, bravo in questa occasione. Se Fossati. Se Fossati ti piace, ti sei fidanzato con lui, con questo con l'arbitro, bravo, io con bravo. Fossati. Quinto punto per Fossati, meno uno per San Severo, più uno per noi, fallo in attacco commesso a Corral, blocco di contenimento evidentemente irregolare, si è spostato Corral e l'operazione non è consentita. Quando il bloccante gioca la sua azione per favorire il compagno di squadra non si può spostare. Va bene. 31-30, c'è bisogno di recuperare questa palla difendendo meglio. Abbiamo bisogno di maggiore attenzione di tutti e 5 uomini messi in campo. San Severo in attacco. Arriva infatti la bravo il
fallo antisportivo, parte in contropiede Trapani, viene fermato Canelo. Senti, noi siamo contenti che hanno fischiato il fallo antisportivo. Giustissimo, perché sarebbe era un'entrata, un tentativo di entrata e scivolata con Tegna nel laccio californiano annesso.